La prima giornata di Eurolega è andata condita dai gol di due vecchie conoscenze del campionato italiano, come Ronaldo e Lukaku. E a voi com'è andata la giornata? Come? Non giocate ancora Eurolega? Tranquilli, siete ancora in tempissimo. Anche io, dopo le fatiche di tutte le aste del fantacalcio italiano, inizio questa settimana. E allora in questo video voglio darvi sei motivi per farlo anche voi. Sei motivi per giocare Eurolega. E l'ultimo è il mio preferito. Eurolega, esattamente come il mantra, è un'esclusiva di fantacalcio.it che ti permette, con un'app e con un listone dedicato, di giocare al fantacalcio con i migliori giocatori dei top 5 campionati europei. Qualcuno ha detto Holland? Comunque faccio due. Il tutto grazie a un calendario perfettamente bilanciato. Quest'anno di 30 giornate che tiene conto di coppe, coppette, pause invernali, insomma di tutto. E niente, in realtà se vi ho già convinto, sentite gli amici, scaricate l'app, link in descrizione, organizzate l'asta e via, andate, giocate. Se invece cercate qualche motivo e o ispirazione in più, beh, ne ho scelti per voi 6. E ora ve li dico, perché se no sto qui in mezzo, che sto a fare? Ecco, mo ve li dico. Numero 1, scoprire nuovi talenti. Avete un mondo di giocatori su cui posare i vostri occhi attenti da talent scout. Dai giovani fenomeni del Borussia a quelli che chissà potrebbero essere i nuovi Tomori o Ibrahim. Diciamoci la verità, Eurolega è un vero parco giochi se siete appassionati del concetto manageriale del fantacalcio. Chi è il rigorista della Real Sociedad? Troveremo un nuovo centrocampista col piede caldo alla Juninho Pernambucano? 2, di fatto sarà come creare la vostra personalissima Superlega, ma con tutta la meritocrazia che sta alla base del calcio e anche del fantacalcio. Quindi 500 crediti, 500 fantamilioni per tutti e che vinca il migliore. Cioè io. Qualcuno può sognarla, qualcuno può bramarla e c'è chi può farla la Superlega, cioè noi con Eurolega. 3. Io non so se siete appassionati come me di videogame, di videogiochi, però quanto sarebbe figo andare in Weekend League con la vostra squadra del fantacalcio. O viceversa. Cioè potreste organizzare un fantacalcio coi vostri compagni di Lega che è sia fantacalcio che scontri online, cioè videogiocati. E valgono entrambi i punteggi. Fichissimo, fichissimo. Idea totale, totale. Grazie. E comunque Ben Yedder è PC e quotato 24. Io ve l'ho detto. 4. Se l'ultimo punto era per chi è un po' più giovane, beh, questo è per chi ha qualche annetto in più. E ogni tanto ne incontro qualcuno e mi dicono: eh no, io il fantacalcio lo facevo, però ormai che senso ha? Cioè, quando ci giocavo io c'era Almeida, Batistuta, Veron, Ronaldo quello vero. Ormai in Italia non c'è più nessuno. Allora, mettiamo in chiaro innanzitutto che le emozioni che ti dà il Ciccio Caputo nazionale non te le dà niente e nessuno. Chiariamolo subito. Ma comunque, vuoi competere al massimo livello? Bene, allora c'è Eurolega. Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski, De Bruyne, tutti ci sono, tutti. Un po' troppo per te? Eurolega è un ritorno al passato, quando eravamo il più bel campionato del mondo, con uno sguardo proiettato al futuro, che cambia sempre. E comunque, per quelli che stanno sempre lì a lamentarsi, ah, Italia va bene, niente, volevo ricordare che siamo campioni d'Europa, ecco. Quinto motivo per giocare Eurolega: riscattare quella squadra di merda che avete fatto al fantacalcio italiano. Perché prima dell'asta era tutto chiaro, sapevate bene che dovevate comprare gli slot e non i giocatori, e poi alla fine Caprari terzo slot d'attacco, pure quest'anno. Non preoccupatevi, con Eurolega la scelta di campioni sarà così ampia che neanche i vostri peggiori e inconsci istinti masochistici vi faranno ritrovare con una squadra da mani sulle tempie. Oddio mio, che squadra di merda. Posta? Riscattate sta stagione. Che poi magari voi al fantacalcio italiano non avevate neanche fatto una squadra di merda, ma semplicemente magari l'avevate fatta prima della chiusura del mercato. E allora Lukaku, e allora Ronaldo. Beh, giocando Eurolega sappiate che il rischio mercato si riduce tantissimo, direi quasi a zero, perché comunque i giocatori top si spostano quasi sempre tra i campionati top. Ecco perché allora Eurolega, e questo è il motivo che preferisco fra tutti e sei, si dimostra la modalità perfetta per tutti quei fanta continuativi, ma manageriali, con riconferme, modalità che stanno appassionando sempre più fantallenatori, e posso dirvelo con cognizione di causa. Abbasserete di molto i rischi, alzando al tempo stesso sia la qualità che la quantità dei giocatori stessi in gioco. Bene Ludovic, hai convinto, ma per giocare adesso? Facilissimo. Scaricate gratuitamente Eurolega dal vostro store digitale, link in descrizione. Create allora la vostra lega, classico mantra, invitando i vostri amici, e per l'asta potete utilizzare il solito comodissimo fantasta, switchando sul listone Eurolega. Fatto, cioè veramente niente più. Il resto dell'esperienza sarà letteralmente identica a quella a cui siete già abituati con Leghe Fantacalcio. Voti live, quality assist, insomma tutto quello che offre da anni fantacalcio.it. E ora non resta che dare uno sguardo commosso all'arredamento, all'amato Ceppitelli, al fedele Augello, e poi via, chi si è visto si è visto, ci attendono Harry Kane, Benzema, i centrocampisti di Guardiola e forse
Avrei potuto dire solamente questo, no? Come sarà secondo te piangere per un gol di Messi contro? Cioè contro Messi, cioè praticamente lui si è scartato 8 difensori, ha scartato pure il portiere, cioè ma ti rendi conto, proprio contro me ha preso 8. Veramente lo fa sempre. Tasci, posso migliorare, posso piangere meglio, imparerò. Potete riusare il Papu Gomez, Suso! Sapevo che c'avate tanta voglia, Suso. Cioè, fate Euroleague per Suso, convinti tutti.